buonasera e ben ritrovati. Martedì 1 ottobre, 16:40, siamo pronti ad accogliervi da domani al nostro stand al padiglione 24 dell'Inia Pelle. Come ogni anno, anche quest'anno saremo presenti a questa fiera, ma quest'anno per la prima volta saremo presenti con una modalità completamente diversa. Per diversa che cosa intendo? Intendo dire che per la prima volta diamo spazio alle nostre factory e ai prodotti delle nostre factory. E parlando di pelle, le nostre factory sono qui e vi aspettano da domani per offrirvi tutte le pelli decorate che appartengono alla Leder Collection e i tantissimi servizi che sono nella condizione di offrire grazie alle tecnologie Match Color e quindi le applicazioni più disparate, ma che guardano al mondo del fashion, al mondo della moda, quindi dalla calzatura alla suola, alla pelle, lo strass, lo Swarovski, la cintura, la decorazione stessa sulla pelle, piazzato, paillette. E quindi quello che io questa sera voglio fare è una piccola carrellata, un'anteprima di quello che da domani i nostri visitatori potranno trovare allo stand Match Color. Dicevo prima che per la prima volta ci presentiamo al Linea Pelle con un prodotto completamente nostro, la Leder Collection. Bene, quel prodotto che abbiamo iniziato dallo scorso anno e che ci sta dando una grossissima soddisfazione perché era il prodotto che mancava al mondo della pelle, manca la conceria, manca lo stilista, manca il design, e oggi finalmente invece avere disponibilità di questo tipo di prodotto apre gli occhi su quelle che sono le possibili applicazioni sui vari tipi di pelle, che sono pressoché infinite. Inoltre, per la prima volta al nostro stand ci saranno anche i produttori, quindi ci saranno le concerie che offriranno i loro pellami e le nostre factory che provvederanno alla decorazione, quindi con un processo completamente definito, chiuso. Il cliente riceverà la sua pelle perfetta, con le certificazioni ambientali, tutto quello che sapete sono le caratteristiche e le cose che ci contraddistinguono da sempre, ma con la garanzia, la certificazione del produttore, cioè di chi ha poi conciato quella pelle. E quindi iniziamo la nostra carrellata. Come vedete, a differenza delle volte passate dove le pelli per noi erano sì decorate, ma erano decorate soltanto per mostrare la nostra capacità di decorare la pelle, questa volta gli spazi espositivi sono tematici. Per tematici che cosa intendo? Intendo dire che quelli che sono i volumi della Leder Collection questa volta sono possibili da ammirare, da toccare qui direttamente allo stand. Quindi, come vedete, tutte le pelli laminate con chiaramente tutti i tipi di pellame, anche quelli che magari non sono esposti, perché qui c'è sempre la mazzetta, ricordate le 16 patch della mazzetta dei laminati, con i prodotti finiti, quelli che avete visto poi già dallo scorso anno rappresentati. E passiamo al fabric, cioè quelle che sono le simulazioni dei tessuti applicati alla pelle, e anche qui con lo stesso concetto, quindi i pellami, la mazzetta intera con le 16 patch e poi dei prodotti, degli oggetti realizzati per far meglio comprendere le applicazioni. Gli special effect, che poi fu la nostra il nostro primo volume, cioè gli effetti dell'invecchiamento, gli effetti della pelle e del tempo, riportati in maniera digitale, quindi con un sistema poco impattante che riesce a simulare in un processo di continuità sempre lo stesso effetto. E poi la novità quest'anno, i fluo. Quindi vi ricordate, già da quest'estate avevamo annunciato la presentazione della nostra mazzetta dei fluo. Credo che non ci sia bisogno di parlare, non ci sia bisogno di raccontare niente, è talmente tutto così chiaro che chiaramente ognuno di voi capirà cosa quest'anno andiamo a presentare. Quindi chi si occupa di stile, chi si occupa di design, capisce che il controllo del fluo sulla pelle, con tutte quelle che sono le caratteristiche di resistenza, in questo modo, quindi addirittura con la rappresentazione, la possibilità di poter eseguire dei gradienti, non si era mai vista. Bene,
venite al nostro stand e potrete ammirare e toccare con mano quello che si è fatto. Passiamo a quelle che sono le serie che noi chiamiamo flower, quindi doppia mazzetta, quindi 32 patch su pelle, dedicata completamente al floreale. E anche qui floreale, applicazioni del floreale per poter far comprendere la bontà di questo prodotto. E quindi proseguiamo poi con i gradienti. Ricordate prima dell'estate la novità, la mazzetta gradiente, annunciavamo fluorescenti e gradienti. Bene, siamo pronti e questo è il prodotto, diciamo, finito, quello che noi andiamo a presentare, quindi l'angolo gradienti con tutte quelle che sono le pelli decorate con l'effetto gradiente, in aggiunta gli oggetti realizzati. Ma capite da soli la bellezza di questo tipo di prodotto e la possibilità che si ha veramente di toccare con mano. Quindi vi invitiamo davvero a venirci a trovare, perché vi assicuro che troverete estremamente interessante questo stand per tutte le novità, tutte le, come dire, le particolarità, gli effetti diversi che il colore riesce a dare su qualsiasi materiale, perché Match Color ha questa come caratteristica, la visione del colore applicato ai materiali. E qui in questo stand davvero avrete almeno un'ora da poter guardare cose completamente diverse, cose insolite che vi aiuteranno a capire come poter trasformare i vostri prodotti. Andiamo avanti con la sezione multicolor, quindi anche qui multicolor, la patch con tutti quanti multicolor, una serie di pelli esposte e gli oggetti che sono poi la derivazione, cioè sono la trasformazione della pelle, quindi il pellame prima della decorazione, quindi il pellame dopo la decorazione e l'oggetto realizzato con lo stesso pellame. Quindi capite che capacità e che visione, cioè quella che raccontiamo e che vogliamo raccontarvi nei prossimi 3 giorni, perché ricordo a tutti che mercoledì, giovedì e venerdì saremo qui a Linea Pelle a Milano e vi aspettiamo per potervi mostrare parte della nostra ricerca, lo sviluppo e di quello che noi facciamo regolarmente per voi. Passiamo poi al tono su tono. Questa è un'altra, un altro dei temi della Leather Collection. Anche qui la mazzetta con la patch, con tutti quanti gli effetti del tono su tono applicato su pelle e poi magia riportato su prodotti finiti. Quindi tutti voi avrete la possibilità di toccare con mano il prodotto decorato e il prodotto poi montato, che diventa il prodotto di uso comune, cioè quello che poi indossiamo, quello che ci aiuta a mostrarci in maniera diversa. Passiamo alle geometriche. E quindi anche qui stessa modalità, patch con tutte quante i colori del geometrico, dopodiché le pelli decorate, e vi ricordo sempre la pelle prima della decorazione, la pelle decorata e gli oggetti realizzati, quindi sempre con la stessa modalità, quindi come dire, una visione a 360 gradi su quella che è la scelta del pellame, la scelta delle immagini, la decorazione e gli oggetti, tanto per capire quali sono i potenziali campi di applicazione. È chiaro che esposta così ha una visione completamente diversa dalla semplice pelle appesa, cioè qui davvero riuscite a capire se ci sono e se c'è potenzialità su questo tipo di lavorazione per i prodotti che voi producete ogni giorno. Passiamo alla mia destra, perché quest'anno presentiamo anche quelle che sono poi, come dire, le tecnologie applicate. Per esempio, questo è il nostro espositore con le sneaker decorate, cioè di poter decorare la sneaker, ma la sneaker montata, non il pellame, la tomaia e poi montata, no, stampa diretta, decorazione diretta su calzatura. E questo si riesce a fare grazie alle nostre macchine, grazie alla nostra tecnologia, una tecnologia particolarissima che mette nella condizione i nostri clienti di poter ascoltare un mercato sempre molto, molto esigente, e quello della sneaker, quindi della decorazione sul prodotto finito, vi assicuro che è una richiesta importantissima che il mercato sta facendo. E poi chiaramente andando avanti, non so, la maglia metallica decorata,
con i nostri colori. Vi ricordate, ne abbiamo già parlato, questo colore che non è invasivo e che lascia trapassare tutto quello che c'è in basso? Bene, qui allo stand troverete applicazioni pratiche, quindi per toccare con mano queste cose, materiali plastici, trasparenti, che poi troviamo nella calzatura, troviamo nel fashion. Bene, con la nostra tecnologia è possibile decorare garantendo ai clienti, garantendo a chi lavora questo tipo di materiali, delle performance incredibili, eccezionali. Andiamo avanti, poi tutti quelli che sono i materiali speciali, non so, questi sono i materiali glitterati decorati, ma vedete la bellezza di questo colore, abbiamo decorato senza, come dire, coprire quello che c'è alla base, in questo caso c'è il glitter che dà luminescenza al materiale. Proseguiamo con applicazioni magari che possono sembrare banale, ma la personalizzazione del bottone, della zip, è possibile farla con le tecnologie Match Color senza nessuna difficoltà. E se decoriamo su madreperla piuttosto che su effetti metallescenti, noi trasporteremo l'effetto metallescente senza coprire il materiale. E poi le paillette, per esempio qui abbiamo un bellissimo esempio di paillette a 180 gradi, quindi la paillette decorata su due lati, quindi vedete, su una parte della paillette c'è un tipo di decorazione, sull'altra c'è un altro tipo di decorazione, guardate che bellezza, eh? Non è fantastico? Quindi la possibilità di avere questa tecnologia che vi consente di ascoltare qualunque voglia di cambiare, qualunque voglia di novità al cliente. Ecco, questo è un altro bellissimo effetto, un'altra bellissima applicazione possibile grazie alle tecnologie e alle nostre macchine. Qui abbiamo per esempio le paillette, sulla paillette noi riusciamo a decorare, ma magia, noi la paillette non la copriamo, ne manteniamo la brillantezza, ne manteniamo l'effetto senza essere invasivi. Naturalmente è qualcosa che dovete toccare con mano, ma qui non sentite odori di solventi, strani odori o collanti, cose particolari. Cioè qui il nanocolorante ci aiuta moltissimo a evitare questi effetti collaterali poco graditi. E così anche i materiali luminescenti, i frastagliati, i materiali sfaccettati, guardate cosa questo colore è nella condizione di restituire poi all'utente, no? Allora immaginate questo tessuto decorato e in movimento che prende mille forme e diventa tridimensionale. Ripeto, è un bellissimo percorso e vi assicuro sarà affascinante farlo assieme, perché vi accorgerete quanta ricerca Match Color ha portato avanti in questi anni. Qui c'è il cavallino decorato come non l'avete mai visto, quindi resistenza, decorazione per nuovi prodotti, per nuove applicazioni. Questo è quello che Match Color porta in fiera, e lì poi Swarovski, Strass, cioè tutti quei materiali che magari avete sempre cercato di decorare o che avete cercato decorati e non li avete trovati. Bene, allo stand Match Color tutto questo è possibile. Ecco qui un altro effetto, quello che vi raccontavo prima, questa è una paillette 180 gradi decorata sul lato nero e decorata poi sul lato argento. Vedete? Cinture, elastene, un altro materiale fantastico, cioè il nanocolorante ci aiuta a decorare le elastene senza bisogno di sublimare e mantenendo sempre una profondità colore, perché cosa che non succede per esempio nei casi di trasferimento a caldo, dove quando tirate l'elastico scompare l'effetto, scompare la grafica. Bene, qui rimane sempre perfetto, perché? Perché il colore penetra completamente la fibra. Insomma, avete capito quante cose ci sono e quante cose vi racconteremo nei prossimi 3 giorni. Vi aspettiamo con i vostri materiali, con le vostre domande, con le vostre curiosità, per poter dare una risposta e poter magari aiutare il vostro business a essere ancora più performante di quanto già non lo sia. Chiaramente la Leather Collection nella nuova release è a vostra disposizione per poter essere consultata e capire se ci sono fantasie grafiche applicabili ai vostri prodotti, ai vostri manufatti. Con questo vi saluto, vi aspettiamo, l'equipe Match Color e le Factory sono qui che vi aspettano nei prossimi 3 giorni. Grazie, alla prossima.